Bella ragazzi, qui è Epic Boss e questo qui sono le news. Finalmente sono riarrivate le news, ragazzi, scusate, ero lontano dal microfono. Finalmente sono riarrivate le news e stavolta non metto più cose noiose come schifezze di legno e altre cose di sottofondo, ma vi faccio godere un disastroso dei vari disastrosi gameplay che ho fatto con i Drakers in modalità hard. Dovrebbero essere, se mi pare come mi pare, il seguito della mia partita epica su Killing Floor. Davide l'aveva fatta, Davide ai Drakers l'aveva fatta come fail compilation, infatti. Allora, cosa dire ragazzi? Allora, iniziamo. Vi volevo prima di tutto dire cose importanti. Obscure 2, avrete notato che non lo continuo. Non lo sto continuando momentaneamente, ragazzi, perché si è buggato i punti di salvataggio. Cioè, dovrei farmelo tutto d'un fiato e non salvare mai, perché, come non so se lo sapete, in Obscure 2 ci sono i punti di salvataggio come classici giochi Play 2, che sarebbero i fiori. E quando ci clicchi sopra non succede niente sul mio vecchio dischetto, che non so perché fa fatica anche a leggere il PC, quindi vedrò di reperirne un altro, comunque di magari prendermelo in un altro modo che voi tutti conoscete. E poi che dire, ragazzi, avete visto che ho aperto la serie di Penumbra, spero che vi stia piacendo, anche se la webcam a volte fa brutti scherzi di lag come nel video che ho postato oggi. Se l'ho finito oggi o ieri, non so quanto posto il news. Come da notare, Davide che mi chiude la porta davanti era una bellissima cosa. Vabbè, Davide sarebbe i Drakers, scusate che io lo chiamo Davide perché ci conosciamo fin dagli elementari e mi viene di chiamarlo Davide, ragazzi, non c'è nulla da fare. Allora, è Penumbra, ok. E scusate se preparo così, è che sapete che non mi preparo mai nulla, vado proprio spontaneo con voi, quindi. E che dire, ragazzi, che dire, sto facendo le serie sugli indie. Ecco, volevo anticiparvi che domani, o oggi, non so quanto lo carico, domani 20 ottobre, se lo metto il 19, se no il 20, uscirà un indie molto particolare, un indie horror ovviamente, molto particolare, che ringrazio particolarmente Guebomber, il canale di Guebomber, per avermelo trovato per casualità e per culo e per molta fortuna. Che è molto sconosciuto, probabilmente voi non lo conoscerete, al massimo l'avete giocato, ma di video ce ne sono pochissimi su YouTube. Morte epica di Davide adesso, ecco. Ci sono molti video, ci sono pochissimi video su YouTube di questo indie, non vi dico qual è, vi dico solo che da quello che ho capito è molto simile a Slender e non l'ho provato, ragazzi, quindi sarà tutta una sorpresa. Allora, poi, allora ragazzi, siamo a metà di vlog più o meno, quindi devo inventarmi qualcos'altro da dire. Ah, giusto, Mirror's Edge, ragazzi, mi dispiace tantissimo, ma avete notato che mi lagga, ma mi dispiace davvero tanto perché mi sarebbe piaciuto davvero continuare la serie, ma uno, lagga perché il mio PC minuscolo del medioevo fa schifo. 2, sì, c'ho un bug che potrei anche risolvere, ma dato che lagga non starò neanche a risolvere. Lo volevo comprare per la Play 3, Mirror's Edge lo giocherò. E c'ho un bug che in pratica al terzo livello non mi fa più correre, mi fa camminare, quindi non posso continuarlo normalmente. La patch dovrei metterla, ma dopo non so se metterla o no. Aspettate un attimo che metto occupato su Skype, perché dopo mi bombardano. Ok, ragazzi, ok. Che altro dire? Ah, come sapete, se volete che io inizi serie, ovviamente su genere horror, possibilmente, se volete invece che inizio serie di altri generi, a me va bene, basta che il gioco non sia troppo pesante, non chiedetemi Battlefield 3, Crysis 2, quelle robe là. Io le faccio con piacere. Mi piacerebbe anche che vi iscriveste al canale e metteste qualche mi piace, perché mi sto impegnando davvero tanto, come avreste notato. Non sto cercando di favorirmi dei mi piace con le farmi diventare penoso, ma mi sto impegnando davvero tanto col canale e speravo di esservi cambiato. Tra poco è il 50° video, ragazzi, ecco un'altra cosa importante delle news. Tra poco è il 50° video
E nel 50° video farò un episodio lungo un'ora. Un'ora, ragazzi, un'ora, rendetevi conto. Incredibile. Incredibile per me. E un'ora. E sarà su 4 giochi horror. 2 indie e 2 conosciuti. Gli indie li dovrò cercare accuratamente perché vorrei qualcosa che non si conoscesse troppo in giro. E quelli conosciuti posso dirvi solo che credo che sarà uno da un'ora di Penumbra, forse, non ne sono sicuro, o di Amnesia, Penumbra o Amnesia, perché quelli non mancheranno. E il secondo gioco famoso ve lo lascio come riserva, cioè come sorpresa, diciamo. C'ho già un'idea in mente, ve lo lascio come sorpresa, forse non farà tutta questa paura, ma c'ho già un'idea in mente. Credo che ci sarà anche Gue Bomber, forse nel video, perché è un gioco cooperativo. È un survival horror, ma non fa così tanta paura, come ho già detto. Poi tanto ci saranno gli indie e tutto il resto che... E le urla non mancheranno. Poi. Ragazzi, sono 40 iscritti adesso. 40, che è poco, diciamo, per un canale, ma sono comunque contento che almeno questi 40 iscritti apprezzano i miei video, quindi vorrei ringraziarli, anche se sono solamente 40 iscritti. Vorrei ringraziarli davvero tanto per il sostegno, per chi vi mette mi piace. Approfitto per sponsorizzare i canali già che ci sono, quello di Eidrakers, trovate il link in descrizione, che sarebbe Davide, quello con cui vedete il gameplay sotto. Quello di Gue Bomber, in cui ho fatto un fighissimo layout nuovo, un fighissimo layout, diciamo, che non è neanche venuto tanto bene, che a lui piace. Sto divagando. E Master Jondis, che è Ricky, ho fatto un gameplay di qualità orribile su, se lo volete vedere. E niente. E poi il canale di Master Jondis, il canale di Corby, che è un mio vecchio amico. Oh, aspettate, guardate la morte di Davide adesso. È qualcosa di epico. Ecco, vabbè, il canale di Corby, Corby Le, dovrebbe chiamarsi il canale, una cosa vaga. E basta. In teoria dovrebbe... Ah, e logicamente Gameplay, che è un canale che, diciamo, è appena insorto e sembra promettente come canale, ve lo linko sempre in descrizione. E dovrebbero essere finiti, se me li sono dimenticati i canali da postare, amen, guardate sui miei canali consigliati. Beh ragazzi, le news finiscono qui, ci sentiamo nel prossimo video domani o oggi. Bye, ciao, così dai, bye. E là, spero che il video ti sia piaciuto. Non fare il tirchio. Se l'hai gradito, mettimi un bel mi piace. Ricordati di commentare, ma soprattutto iscriviti al canale. Se lo farai, ti aspetteranno grandissime esclusive di spettacolari video horror e molte altre cose. Al prossimo gameplay. Si spera.